E toglie soprattutto spazio ai giocatori bianconeri che sono costretti spesso a questi campi di gioco. Pogba per Cuadrado, in mezzo su Morata, ancora Cuadrado, sempre Cuadrado, è solo Cuadrado, va giù, calcio di rigore. Protestano questa volta i giocatori dell'Inter. Rivedremo tra poco questa azione, arriva anche il cartellino giallo nei confronti di Murillo. Proteste molto accese da parte dei giocatori nero-azzurri. Ammonito Murillo. E calcio di rigore in favore della Juventus per l'intervento ai danni di Cuadrado. Rivediamo. Cuadrado scambia con Morata all'interno dell'area di rigore, protegge il pallone, il contatto con Murillo. Ho più di qualche dubbio per questo tipo di intervento. C'è stato l'errore inizialmente da parte dei due centrali, sia Murillo che Miranda sono fatti attrarre dal pallone, però sul taglio io credo al momento dell'impatto non so quanto sia stato volontario. Rivedendo da questa parte ancora, non lo so. Davanti Murillo alla gamba sinistra, davanti a Cuadrado, che poi sembra proprio andare ad impattare sulla gamba del difensore nerazzurro. Calcio di rigore dunque concesso in favore della Juventus e sul punto di battuta va Alvaro Morata. Siamo al 35esimo del primo tempo. Bonucci ha qualcosa da dire ancora. Adesso va a parlare con Massimiliano Allegri. Capaldi. Sì, Bonucci sta parlando con Massimiliano Allegri, ma prima in tutta in piedi la panchina della Juventus, in particolare Barzagli, voleva un provvedimento da parte dell'arbitro. Calcio di rigore che ha ammonito Murillo. Parte Morata. La battuta di Morata è il vantaggio della Juventus al 36esimo del primo tempo. Torna il gol su calcio di rigore. Alvaro Morata, Juventus 1, Inter 0. È stato molto bene, è stato molto freddo, c'è niente da fare per il portiere Andanovic, le proteste da parte dei giocatori bianconeri prima probabilmente erano per un'espulsione nei confronti del difensore nerazzurro, secondo me era veramente troppo. Questo è il gol di Alvaro Morata che dunque porta sull'1-0 la Juventus e allora noi andiamo a bordo campo da Aurelio Capaldi e poi da Luca De Capitani, le reazioni dalle panchine, l'esultanza dei tifosi della Juventus. Nel momento dell'esecuzione Allegri era girato in piedi, poi soprattutto Paolo Dybala che ha destinato il blu cerchiato, trattativa da ufficializzare comunque. Cuadrado, porta palla, viene inseguito da alcuni avversari, il tocco è per Asamoah, si propone dall'altra parte Mandžukić, è servito Mandžukić il sinistro, intervento prodigioso di Biabiani che salva una conclusione a botta sicura, Evra in mezzo, Morata non arriva, Morata! Si è sbloccato Alvaro Morata, prima sul calcio di rigore e adesso con questa splendida girata, imprendibile per Andanovic. 2-0 per la Juventus al 18esimo della ripresa. È stato molto bravo l'attaccante spagnolo, soprattutto a girarsi, grande equilibrio, la postura del corpo era giusta, ha trovato l'angolino. Non è valsa comunque la copertura preventiva da parte di Biabiani, era rimasta scoperta centralmente la difesa nerazzurra. Gran gol di Morata che ha approfittato di una bella azione in percussione della Juventus. Ha provato Mandžukić, era stato bravissimo Biabiani, adesso avremo l'opportunità di rivederla questa azione. Era stato bravissimo Biabiani a murare la conclusione di Mandžukić, poi dopo il cross dal fondo di Evra il pallone è arrivato a Morata un po' fortunosamente dopo il... Comunque doveva anche preoccuparsi soprattutto di un Pogba che nei primi mesi non era il vero talento, il vero giocatore che abbiamo ammirato la passata stagione, quindi più certezze, più sicurezze sulla corsia mancina e da quando è entrato Alessandro comunque ha fatto la differenza. Scivola per un attimo Marchisio che poi riesce a recuperare il pallone, vince il contrasto con Icardi, da Chiellini in avanti per Asamoah, in mezzo a cercare Dybala, 3-0 della Juventus, non sbaglia un colpo, Paolo Dybala è appena entrato e ha già messo la sua firma su Juventus Inter. È un giocatore davvero straordinario, è incredibile, il suo territorio preferito comunque è giocare fuori area, molto bravo nella creazione ma soprattutto nella tre quarti, entra dentro dal rigore solamente quando è necessario, lascia andare i compagni di squadra, lui si defila come c'è questa circostanza, arriva a rimorchio, legge bene la situazione e poi con il mancino, fortunato anche perché probabilmente Andanovic poteva fare meglio. Eh sì, pallone che passa tra le gambe di Andanovic per il gol del 3-0 della Juventus, sorpreso Andanovic anche dall'immediatezza, dalla rapidità del colpo di Dybala, si stava spostando probabilmente aspettandosi la conclusione sul secondo palo, invece questa è l'esultanza di Barzagli, il tiro di Dybala è arrivato in pratica dritto per dritto, ha sorpreso il portierone dell'Inter che tante volte ha tenuto a galla la squadra nerazzurra e ha trovato così Dybala il gol del 3-0, le panchine, Aurelio Capaldi. Perse, vediamo. Thank you.
Dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Inter Juventus. Cercato Quagliarella, balza sul petto, poi la controlla, la dà Krasic, testo di Krasic, palla sul fondo. Krasic, uno contro uno su Chivo, Krasic vuole il fondo, arriva, traversone, tocca Giulio Cesar. Arriva un altro traversone di Aquilani, la palla sbuca e ancora Lucio in calcio d'angolo. Krasic con un tunnel per Quagliarella, dentro ancora per Krasic in area di rigore, Krasic lo mette dentro, con il gioco di Aguita che evidentemente era davanti al pallone, già ripartita l'Inter. Eto'o, saltato Grigera, Eto'o accelera ancora, Eto'o in area di rigore, Eto'o strepitoso, Eto'o lo mette in mezzo, minuto anticipato. Eto'o, rientra come sempre Eto'o. Cerca il secondo palo per Milito! Schneider cerca la porta, non la trova di poco. Riparte ancora l'Inter, c'è Eto'o. Lo aspetta Motta, Eto'o lo sfida, lo salta facilissimamente. Ancora Eto'o, va via dalla gente, no, coast to coast, poi palla in mezzo, coast to coast. Ti segue Eto'o. Saltato Stankovic, ancora Krasic, accelera anche Krasic, quasi a Eto'o, il destro, Giulio Cesar. So cool, you are so lucky. Calcio d'angolo per Merton, Storari, grande parata di Storari. Quagliarella va alle spalle di Lucio, Quagliarella in area di rigore, Quagliarella in area, Giulio Cesar. Cambiasso. Cerca il corridoio, posizione regolare e palla sul fondo di Milito che dimora un gol che sembrava fatto. Finisce 0-0 tra Inter e Juve, ma possiamo dire è stata una gran bella partita. Per il resto l'Inter è stata sempre bene in partita, però mi aspetto una Juventus che oggi deve fare la partita, deve tirar fuori la maggior personalità. Juventus è tutto pronto per quella che tutta l'Italia vive come la partita decisiva per il campionato, per la Champions League, insomma. Arriva il traversone di Cuadrado sul secondo palo, Mandzukic e salva Skriniar davanti alla porta, erano due con... Morbido Matuidi, la palla passa a Douglas Costa! Tutti fermi, tutti fermi. Ci sarà VAR. Ci sarà VAR. 1-0 per la Juve, ma c'è guardaline fermo. Silent check. No, posizione... da rivedere, capire se la tocca qualcuno, se la tocca, della se la tocca Matuidi. Sì, vediamo, tutto regolare e Juve in vantaggio, prima la più grande occasione e poi il gol uguali, Beppe, come dicevi. Intanto adesso c'è la munizione, eccessiva vigoria, cioè si è messo a repentaglio l'incolumità dell'avversario. Batte Pjanic, alto sopra la traversa, adesso dovrà risistemarsi l'Inter. Scosta, uno contro uno di Douglas Costa, arriva la sovrapposizione di Cuadrado, Douglas Costa la sfrutta per la conclusione. Tentata, ma non riuscita. La distesa dell'Inter in avanti, Perisic rientra, cerca il destro, colpisce male, palla lontanissima da Buffon. Movimento in contro da parte di Cardi, bene. Arriva il traversone di Alexandro per Higuaín, controlla, poi forse con un braccio, calcio di punizione per l'Inter. Skriniar protesta perché stava uscendo. Candreva cerca il tiro dalla distanza, buff, attaccato da dietro da Candreva, calcio di punizione, prima infuocato, prima infuocato per Brozovic, deviazione, c'è calcio d'angolo per l'Inter, mette fuori Mandzukic, colpisce non bene, poi di petto che dira Skriniar, arriva il raddoppio di Blaise Matuidi, 2-0. Il guardaline sta ancora fermo. Ancora fermo il guardaline. Tutta l'Inter intorno all'arbitro. Dov'è?
palla verso il gol di Maurito Icardi, 1-1, ma il quarto gol su 6 che prende da calcio piazzato la Juventus. Sì, però bisogna batterli bene i calci piazzati e Cancelo è molto bravo, ha disegnato una traiettoria veramente velenosa con la difesa della Juventus che si è abbassata troppo presto e ha portato Icardi in quella zona di campo che è letale e di testa riesce a trovare il gol del pareggio. È l'ottavo. Cosa vogliamo dire di questo fallo, Fabio? A rischio, parecchio. Mi dice Roberto Prini. Cancelo dentro per Rafinha, grande giocata, Rafinha ancora, rientra a sinistro, Buffon l'aspetta lì. 14 minuti, 1-1. Tempo, attenzione che parte sull'ultimo palo. Il pallone è per Rugani che cade in area di rigore ma commette lui fallo, calcio di punizione. La dentro per Higuaín, posizione regolare, Higuaín, salta Andanovic e sbaglia! E il Pipita, incredibile! Quadrado riesce a intervenire, poi si ferma, ancora Perisic, la mette dentro, autogol! Clamoroso di Barzagli, e Inter incredibilmente in vantaggio! Quadrado è rimasto fermo perché aveva paura, intervenendo di fare fallo, e ha permesso a Perisic un cross banale, Beppe! Sì, però a quel punto quando sei stato dribblato, sei andato a terra, non potevi far più niente, perché se commetti fallo vieni espulso, a quel punto c'è l'ammonizione, qui lo rivediamo, lui è bravo, ha sterzato, vedi, rimane fermo, non riesce a rialzarsi e questa traiettoria velenosa non la vede Barzagli e quando cerca di reagire a quel punto la palla gli sbatte contro e fa contro uno, Douglas Costa in area di rigore, cerca un sinistro che Andanovic tocca, lo mette in calcio d'angolo, quasi ingannato sul... Va lì! E Andanovic lo aspetta. Grande punizione di Dybala, ma Andanovic non ha fatto il passo. Dybala prova a passare, dentro ancora per Cuadrado, entra in aria, tiro deviato! Cuadrado! 2-2, 42! Dov'è passata quella palla, Fabio? Hanno fatto un 1-2 bellissimo e poi questa conclusione deviata... Ha ingannato Andanovic che non è riuscito a tenerla. Qui 1-2, Santon si fa sorprendere, deve chiudere internamente. La tocca a Skriniar, secondo me è autogol. È autogol perché non tira in porta. Perché non tira, giusto? Verso la porta, Cuadrado. No, decisamente autogol di Skriniar. Quindi autogol di Barzagli e autogol di Skriniar. Palla verso Higuaín! E il Pipita! Al 44, incredibile Juventus, ribalta di nuovo in un minuto e mezzo. Come ha subito gol sul colpo di testa di Icardi, riesce a farlo proprio nel finale di partita con l'Inter distratta su questa situazione. Higuaín tutto solo la spinge in porta. Chiellini alto, Marchisio, Matri. Uomo a destra in movimento, lo vede Matri, ecco Lichtsteiner, deve scalare Nagatomo che è in ritardo lì, Lichtsteiner, traversone, basso Matri, salvataggio, Mirko Vucinic, 1-0, terzo gol contro l'Inter per Vucinic, terzo a Milano. Come non si deve difendere? La difesa molto schiacciata, ha bastato un cambio di gioco per Lichtsteiner che ha avuto 50 metri di campo e per mettere dentro una palla facile, c'era già stato un anticipo fatto molto bene, bravissimo Castellazzi, e poi sulla ribattuta, qui vediamo come molto stretto sia la posizione di Nagatomo ma anche quella di Obi a stringere, lasciare questo spazio per il cambio di gioco, e qui guarda l'anticipo sul primo palo, fatto molto bene, e poi Vucinic non ha difficoltà a spingere dentro questa palla. Si era visto subito che aveva un chilometro Lichtsteiner per arrivare a crossare. Posso capire, non c'erano problemi centralmente. La difesa c'era cambiato davanti ai due difensori centrali e invece la corsia esterna è veramente lasciata troppo scoperta da parte degli uomini di Ranieri. E quindi Juve in vantaggio al 13° prova a reagire l'Inter. Obi la mette dentro, arriva Buffon. Pirlo, Vidal. A occhio che adesso parte il contropiede la Juventus, Madrid tiene in gioco se stesso con un movimento a rientrare che gli permette di presentarsi in area di rigore e fuori, quasi un match ball per Madrid. Non deve perdere la testa l'Inter perché la Juventus adesso ha spazio e sa attaccare molto bene la profondità e perché combinano molto bene i due giocatori davanti. Qui chiude troppo il sinistro, la linea difensiva dell'Inter veramente in difficoltà, non aiutata dai centrocampo in questo
non in questa occasione, ma qui era troppo stretta nell'occasione precedente. Nessun uomo su un palo per la Juventus, il più vicino è Vucinic. Colpo di testa con grande scelta di tempo di Chiellini, Sarate. Anzi, scusate, era Sanetti naturalmente per Sneijder, che esce con una magia. Maicon destro! Maicon! 1-1, ma sul suo palo si fa fare gol Buffon. O c'è stata una deviazione, perché si è fatto sorprendere con troppa facilità. L'Inter stava spingendo con grande continuità, sempre su quella fascia destra, sempre con Maicon, che è l'uomo in più di questa squadra, l'aveva fatto anche con il Chievo, aveva giocato una grande partita e qui lo sta confermando anche in questo inizio di gara, in questa prima mezz'ora. Qui trova il gol sul primo palo. 28 minuti, 1-1 tra Inter e Juventus, ha pareggiato Maicon. Qui entra, eh sì, si è fatto segnare sul suo palo, poi si arrabbia Buffon, ma... non riesco a capire dov'è passata questa palla. Ecco, qui capiamo meglio, la fa passare leggera Bonucci. Deviazione sì. Sul, con il parastinco, sì, 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 c'è la deviazione, bravo Beppe, hai ragione. Bonucci, Pirlo, Chiellini. Fa fatica la Juve a uscire adesso. Vucinic ha avuto solo 5 minuti di sbandamento l'Inter, subito dopo che la Juventus. Cambiasso, recupera palla presso l'Inter. Maicon, traversone per Pazzini, traversa di Pazzini, contropiede con Vidal, prova a spezzare in due la difesa dell'Inter. Nagatomoke recupera, l'apertura è per Pepe, riesce a tenere il pallone Pepe, uno contro uno sul giapponese, rientra sul sinistro, poi di destro dentro per Vidal, che non ha un grande controllo, mette il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco per l'Inter. Ma che traversa di Pazzini! E chi ha crossato? Sempre Maicon, sempre lui che arriva a crossare, a mettere queste palle velenose, a girare. Qui la marcatura è molto distante, Pazzini dà una frustata incredibile, sfortunato questa sua girata di testa. È una bella partita tra Inter e Juventus. Pazzini, che anche la Juve ogni volta che va in attacco poi si trova 3 contro 3 e crea pericolo. Pronto a battere Pirlo. Chiellini. Pirlo. Cambia tutto per Lichtsteiner. Vucinic. Aspetta il movimento di Marchisio che arriva. 1-2. Palla di ritorno! Claudio! Marchisio! 2-1! Anche lui, seconda volta contro l'Inter, segnò un gol strepitoso, lo ricorderete, a Torino 2 anni fa. Anche questo è un bellissimo gol, fatto molto bene, queste combinazioni strette con la difesa dell'Inter che rimane piatta, che non esce fuori e permette di entrare in possesso palla a Marchisio, che chiede l'1-2, guarda quanto spazio che ha per chiedere l'1-2 e poi calcia molto bene, che non era facile, la palla gli rimane leggermente dietro, non la colpisce forte ma la palla rientra, ha un giro a rientrare sul primo palo, non ci arriva Castellazzi. Tutto nasce sempre, Fabio, da questa giocata ad allargare su Lichtsteiner, che ha sempre tempo per guardare e mettere questa palla centrale, ma troppo spazio a Marchisio. Sneijder, Cambiasso, Sneijder, Obi, si allunga il pallone Obi ma riesce a crossarlo, liscio di Barzagli e di tutti, anche Maicon. Maicon fa la punta, tanto c'è Zanetti che lo copre. Colpo di testa di Chivu, quello di Lichtsteiner che ha spinto Obi, l'arbitro dice che si può proseguire. Vidal, Marchisio, parte Pepe, ha di fronte Maicon, rinuncia a puntarlo, passa invece centralmente in maniera proficua per Marchisio. Pirlo, a largo c'è Vucinic, suggerimento per Marchisio che è completamente libero, la caccia Marchisio, gira il pallone, chiede calcio di rigore ma dice rimessa dal fondo l'arbitro. Hai tirato? Forse gli ha detto hai tirato? Non so, in diretta mi sembrava calcio di rigore. Vediamo, qui cerca di alzare la palla. Che rigore. Beh, rigore netto, netto, netto. Come fai a non dare questo la rigore? La sensazione era questa, che lui lo voleva saltare, infatti qui non tira in porta. Poi viene... Questo è rigore, non puoi non dare questo rigore. Questo era rigore ed espulsione. Ma come fa a non darlo? Zanetti, a guardaline, Maicon. Zanetti, Maicon, Cambiasso,
dentro il pallone per Maicon che non riesce a controllare, c'è rimessa dal fondo. Qui rivediamo, salta il portiere che lo centra con le ginocchia. Assolutamente. Forse dei 5 che hanno dato all'Inter, questo era più netto. E ne hanno dati almeno 3 che erano 10 volte meno netti di questo, non c'erano proprio, no? Sono d'accordo. Vediamo cosa si inventa la Juve, che ogni volta ci regala qualcosa di nuovo. Batte Pirlo. Fa indietreggiare Schneider, anzi Castagnosi, direttore di gara. Il calcio di punizione, mucchio, Vucinic, si è salvato Castellazzi. Vucinic da 2 metri. E come nel primo tempo l'Inter, la palla era carambolata su Cambiasso, in cui invece rimane a Vucinic, la palla gli rimane sotto, anticipa il tiro ma non trova la porta. Sempre difficoltà per trovare il gol Vucinic, anche se oggi l'ha fatto. Primo palo, deviato il tiro per il tentativo di Barzagli al volo, è stato Cambiasso a deviargli il pallone in fallo laterale. E con le mani andrà Chiellini. Bonucci. L'apertura è per Arturo Vidal. Non può tenerla in campo Vidal, rimessa in gioco per l'Inter che prova ancora a spingere. 15 sul cronometro, 2-1 per la Juventus nel secondo tempo. Palla centrale per Schneider. Scivola Schneider, allora Chiellini lo recupera, gli mette il pallone in fallo laterale. Si sta scaldando e Sigarribia per la Juventus. O Pepe Puccio. Tocco di Castagnos per Obi. Porta via il pallone Vidal, che poi però non può tenerlo in campo. Rimessa laterale ancora per l'Inter. Sempre grandi difficoltà per i giocatori a rimanere in piedi su questo campo, grande umidità. Si gira bene Pazzini, Schneider. Colpo di testa di Barzagli, poi Pirlo. Chiellini non vuole rischiare. Trova però un bel pallone per Vucinic. Vucinic di prima per Matri, che è rientrato da fuori, gioca in tempo. Lucio gli prende il tempo e arriva per mettere in calcio d'angolo. Che ha dovuto rallentare la corsa per uscire dal fuorigioco e ha permesso così a Lucio di rientrare a grande velocità. Lui è molto bravo, queste leve lunghe, andare a chiudere molto bene su Matri. Marchisio apre tutto per Pepe. Controllo di Pepe, che riesce a mantenere possesso della palla ma non a servirla a Lichtsteiner. Sanetti. 36 minuti, non abbiamo visto grandissime occasioni nel secondo tempo. È vero, la Juventus ha difeso con ordine, anche se l'Inter, attenzione. Pazzini in area di rigore, prova a far scorrere, poi si gira l'arbitro, gli dice di non provarci neanche. Pirlo e Sigarribia, prova ad andare Sigarribia, la chiusura di Lucio che non arriva, e Sigarribia, poi c'è da vedere l'occasione precedente, Sigarribia in area di rigore! Castellazzi in calcio d'angolo, danno il fallo di fondo, secondo me calcio d'angolo, l'ha presa col piede sinistro, ha fatto una grandissima parata, è rimasto in piedi fino all'ultimo e ha allargato il piede per andare a chiudere, la tocca nettamente, qua non si vede ma da qua secondo me lo vediamo nettissimo. Sì, sì, sì. Andiamo da Giovanni Guardalà. Giovanni, dopo l'ingresso in campo di Del Piero, intanto le indicazioni di Conte proprio per lui, deve andare lì in mezzo, però dice non cercare la profondità, vieni incontro, tieni palla, insomma un modo anche per gestire al meglio la manovra della Juventus. E poi Sigarribia ha detto in fase difensiva deve andare a fare il quinto difensore a sinistra. Arriva Ricky Alvarez, all'indietro per Sanetti, Ricky Alvarez e Sigarribia in copertura, anche Marchisio a recuperare. Ricky Alvarez taglia centralmente, salta e Sigarribia, salta anche il rientro di Del Piero, sempre Ricky Alvarez, buono il pallone interno al volo Pazzini, grande azione di Alvarez, bella conclusione, bellissima di Pazzini. Caparbio in questa azione sicuramente Alvarez, perché non ha voluto dare una palla scontata ad allargare sull'esterno ma ha voluto cercare veramente la profondità, subito la verticalizzazione per Pazzini che si coordina anche bene, non trova la porta, ma è quello che vuole Ranieri da questo ragazzo. Pirlo è pronto a battere, se ne va Del Piero, Pirlo non ha nessuno che si muove vicino a lui, è lasciato incredibilmente da solo, si affida a Sigarribia che vince un contrasto. Chiellini, ecco la pressione dell'Inter,
Castellazzi, 42 sul cronometro, vuole rinvio Castellazzi, stacca di testa Pepe, poi la palla arriva a Del Piero, posizione regolare, Del Piero in area di rigore, Del Piero, cicca di destro Del Piero, colossale occasione sbagliata da Del Piero. Non è da lui, forse è entrato troppo da pochi minuti, insomma, ma questa è una palla che lui ha avuto tutto il tempo di controllarla, metterla sul piede destro e doveva incrociare sul secondo palo, ma l'ha colpita veramente male. Nagatomo, era veramente il match ball per la Juve. Stankovic, Ricky Alvarez, Maicon, arriva il traversone di Maicon per Castagnos, fa la torre per Pazzini, commette fallo, colpisce Rick Steiner, comunque era arrivato Buffon, calcio di punizione per la Juve. Qui rivediamo l'occasione per Del Piero che è in posizione nettamente regolare, anche se abbiamo fermato leggermente prima nel colpo di testa. Bisogna capire se l'ha toccata o no, l'ha toccata di testa. Per dargliela, sì. No, dico il secondo colpo di testa. Perché c'è stata una leggera spizzata, io pensavo lì. Sul primo è regolare, mi sembra. Calcio di punizione per la Juventus. Io credo che abbia ancora qualcosa da giocare l'Inter se riprende il pallone, perché ha perso un po' di tempo la Juve, l'arbitro qualcosa farà ancora recuperare, immagino. Dovrebbe comunque. Possesso palla sempre della Juve, che la perde però, Maicon in profondità, Pazzini fa sportellate, Barzagli da copertura, Bonucci che anticipa anche Stankovic e poi va a rinvio lungo. Corre ancora Pepe, c'è Nagatomo in copertura, Nagatomo non la mette giù, non la controlla, fa un pasticcio e forse su questa rimessa laterale si chiudono le speranze dell'Inter. Juventus batte Inter 2-1, Juve-Milan in testa alla classifica, la Juve in testa alla classifica davanti al Milan, è il duello dell'anno. È ancora presto per dirlo, però sicuramente hanno staccato una rivale importante come l'Inter. Adesso l'Inter è scivolata veramente molto indietro in classifica, 11 punti dalla Juventus prima. Non taglierei fuori il Napoli anche se oggi ha perso, insomma è ancora molto lungo, l'anno scorso l'Inter ci ha abituato insomma a una rimonta, ma questa Inter di adesso la vedo insomma un po' più difficile rispetto a quella dell'anno scorso, che possa rimontare a due squadre così che stanno andando molto bene come Juventus e Milan.